3DO. Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e benvenuti su Army Men Air Attack 2, uno di quei giochi che da ragazzino mi ha tenuto incollato al televisore, alla PlayStation, per tantissime ore, non per la sua longevità perché alla fine è un gioco abbastanza breve, non ha tantissime missioni, oltre che possiamo anche effettuare delle sfide, qualcosa che poi magari andremo a vedere verso la fine. Ma più che altro per la rigiocabilità, si può giocare in single player, ma si può giocare anche in multiplayer. Multiplayer, che è praticamente una cooperativa, vi permette davvero di rigiocarlo tantissime volte questo gioco, perché comunque la storia è abbastanza interessante, certo. Qualitativamente, graficamente parlando, non è propriamente il top, ma stiamo parlando comunque di PlayStation 1, quindi un gioco di parecchi anni fa. Beh, io direi di iniziare. L'esercito verde sta esaurendo le scorte di plastica. Trova la fabbrica marrone, distruggila e raccogli tutta la plastica disponibile. E il nostro obiettivo di questa prima missione sarà quella di distruggere per l'appunto la fabbrica marrone, recuperare tutta la plastica e ritornare alla nostra base. E penso che faremo un video per missione. Credo proprio che faremo così, magari la prima missione sarà un attimino più breve, però comunque c'è tutta l'intro, quindi dovrebbe uscire un video di 20-30 minuti, come ci saranno anche delle missioni un po' più lunghette, e comunque ve le farò uscire in un unico video. Bombshell. Abbiamo i copiloti, e lei è quella che mi piace di meno, però possiamo scegliere solamente lei, abbiamo solamente Bombshell. Adora volare con il capitano, il suo vero amore. Bombshell brucia i nemici con il napalm. Praticamente abbiamo delle munizioni speciali per quanto riguarda il copilota e lei lancia delle bombe al napalm per appunto che va a squagliare i nemici. Ed essendo fatti di plastica, beh, è l'ideale, ma non mi piace assolutamente. E poi abbiamo il King Cobra come elicottero. E momentaneamente è l'unico pilotabile, più avanti ci saranno anche altri elicotteri. Piccolo ma affidabile, la caratteristica vincente del King Cobra è la sua velocità. E come potete vedere ha una descrizione di armatura, armi, mobilità e argano. L'argano è il gancio che ci permette di raccogliere varie robe, davvero tantissime cose in giro per la mappa, non solo le armi e eventualmente l'armatura per ripristinare i punti vita, ma anche delle rocce o qualsiasi altra cosa possiamo scagliare contro il nemico. Comunque lo vedremo in gioco, lo vedremo in gioco. Ma adesso direi di goderci in intro e vederci in game. L'odore della plastica bruciata. Generale Plastro, signore. Il barone von Beige è qui per vederla, signore.
Il barone Von Beige? Sì, sono arrivato. E qual è la nostra attuale situazione, barone? Ci stiamo avvicinando a una capacità produttiva dell'80%. Per la fine della prossima settimana saremo al massimo regime. Eccellente! Chiedo scusa, generale, ma le mie capacità sono sprecate con la burocrazia. Ho bisogno della sua astuzia tattica e della sua influenza per spingere gli uomini al 110%. Si rende conto di cosa abbiamo per le mani? Abbiamo trovato una fonte inestimabile di materia prima dall'altra parte di quel portale. Sì, ne abbiamo raccolto a sufficienza per duplicare, no, anzi, triplicare le nostre forze. È vero, ma la quantità non può bilanciare la mancanza di abilità. Beh, di cosa ha paura, Von Beige? Del capitano Blade. Blade non è niente. Beh, niente, ci ha già sconfitti. È successo prima del mio arrivo, generale. La reputazione di Blade si basa sulla fortuna e sul caso. Oh, avrà la sua occasione con Blade. Ci può contare. Falco 2, nido d'aria. Oh, lui me lo ricordo. È il mio copilota preferito. Movimento dei marroni. Cosa diavolo? Squadrone Falco, ritirata! Sì, è decisamente il mio preferito lui. Sei stata lanciata, Blade. Su, vieni a mordere l'amo. Il barone marrone è ritornato più impietoso che mai. Dando credito alla sua leggenda, il misterioso asso marrone ha abilmente interrotto il rifornimento di materia prima della Nazione Verde. E senza il materiale necessario, i tentativi di contrattacco dei Verdi sono seriamente compromessi. La leggenda dello spietato barone marrone ha incontrato pochi temerari pronti a fermarlo. Il primo della lista, il capitano William Blade dello squadrone Alfa dei Lupi. Buona fortuna, capitano. È la nostra più grande speranza. Sono felice che si sia unito a noi, capitano. Qual è la situazione? E dov'è Vostok? Vostok è la situazione. È finito dietro alle linee nemiche. L'abbiamo mandato in missione di ricognizione in quest'area. Ha riportato di aver trovato una raffineria marrone, ma è stato attaccato. Probabilmente opera del barone marrone. Lo sapevo che dovevo partecipare alla missione. Bene, quando parto? Tutto a suo tempo, figliolo. Ho bisogno che lei confermi la posizione della raffineria e la distrugga. Nessun problema. E poi prendiamo Woodstock. Bene, ragazzi, ecco la posizione della raffineria marrone. È certo che al suo interno ci sia un sacco di plastica grezza, per cui raccogliete tutto quello che potete. Ci penso io. Non capisco perché si sia sentito con l'audio doppio. Comunque, è tutto distruttibile, possiamo distruggere anche la nostra base, ma non vedo il motivo per la quale farlo, tranne che per questa cassa qua. Una cassa molto importante perché ci droppa della roba. Munizioni per elicottero. Abbiamo delle munizioni per elicottero. E qua iniziano ad esserci i soldati. Possiamo sparare con questa mitragliatrice. Possiamo lanciare dei razzi così da distruggere eventuali mezzi tipo questa jeep o dei carri armati. Possiamo distruggere tutto, anche questi cespugli qua. E in alcune mappe nascondono pure degli oggetti utili. Non era questo il caso. Facciamo fuori tutti e proseguiamo. Ogni tanto sì, ci possono droppare delle robe. Munizioni per elicottero. Possiamo raccogliere le rocce e scagliarle così con l'argano. Fantastico, davvero fantastico. Raccogliamo il tutto. Possiamo anche andare più veloci. Quella se ci mettiamo lateralmente, difesa. Io ricordo che va molto più veloce l'elicottero. Controlli la mappa per vederne la posizione. Oh, spero che si sia risolto il problema dell'audio doppio, onestamente. Che sia stato solamente un caso, comunque potrebbe benissimo essere un problema dell'emulatore. Beh, spero che non si ripeta, onestamente. Tutto ok? Sembrerebbe di sì. Quindi possiamo dirigerci qua alla base e recuperare ulteriori munizioni. È bello vederla, capitano. Abbiamo delle munizioni pesanti. Oh, questa è molto importante perché adesso possiamo sparare con una doppia mitragliatrice. E questa ci recupera la vita.
Potevamo anche prenderla dopo, tanto non scompaiono questi oggetti. Qua ci sono le munizioni del copilota. E questo qua è parecchio importante, lo potremmo distruggere e recuperare altre munizioni, ma non ci servono, onestamente, distruggere la nostra base non mi sembra propriamente il top. Non so se qua c'è qualcosa, quindi lanciamo una di queste bombette e vediamo di squagliare sti edifici. No, non c'era nulla. Beh, andiamoci a prendere magari questa roccia qua. Ecco qua, adesso facciamo strike, eh? Bellissimo, fantastico. Facciamo fuori tutti quanti, dai, morite, scoppiate malissimo, soldatini. Ho le ore però che ci passavo su sto gioco, mamma mia ragazzi, ricordi. Naturalmente la prima missione è quella che ho giocato più a lungo, perché quando reiniziavo il gioco lo finivo, si può dire, tutto quanto in un'unica sessione. Armatura. Potrebbe scoppiare malissimo. Grazie, grazie. Facciamo fuori un po' di soldati, qualche torretta. Potremmo anche effettivamente andare avanti e fregarcene di tutti. Potremmo tranquillamente andare là, distruggere la base e tornare indietro. Ma per quale motivo? Beh, recuperiamoci anche questo, così adesso abbiamo la tripla mitragliatrice ed è il massimo. Più di così non può andare, però adesso fa davvero i danni. Lasciamo fuori tutto. Lanciamo questo masso enorme qua nelle torrette. E quella bara gialla che vedete in basso è la nostra vita. Mentre questi sono i razzi e queste sono le bombe a plasma. Beh, facciamo fuori tutto con queste bombette, dai, squagliamo un po' di plastica. Visto che ce li abbiamo, le utilizziamo. Ecco, non mi piacciono per questo perché non hanno effettivamente un'ottima traiettoria di lancio. E sono pure lente. Certo, fanno i danni, fanno decisamente i danni perché squagliano tutto in maniera alquanto rapida, però non mi piacciono tantissimo. C'è ancora qualcuno che ci spara da dietro, chi è? Un carro armato abbiamo, scusate, facciamo esplodere sto carro armato e recuperiamo tutto. Iniziamo da questo, recuperiamo tutta la vita, questa è ottima, l'adoro. Mi ricordo che poi ci sta anche qualche scudo in giro, magari non qua nella prima missione, però c'erano anche degli scudi che ci permettevano di diventare immuni, se non sbaglio, a tutti gli attacchi. Ora, sono spawnati altri soldati perché abbiamo preso la plastica e quindi il gioco decide di metterci i bastoni tra le ruote, tentano di farci un'imboscata e noi gli lanciamo una roccia sulle gengive. Beh, facciamo esplodere tutti quanti, dai, lanciamo un po' di missili in maniera abbastanza randomica, prendiamoci la vita e facciamo esplodere tutto, dai. Comunque i ricordi di questo gioco, mamma mia ragazzi, le ore, davvero le ore passate a giocarci non si riescono nemmeno a contare. La prima missione si può dire ormai quasi conclusa, visto che adesso andremo in base e depositeremo la plastica. Lasciamo fuori tutto, raccogliamo tutto, siamo strapieni di munizioni. Non c'è neanche la selezione del livello di difficoltà, è standard, diciamo, non si può scegliere se metterlo più semplice o più complicato, il che è un peccato onestamente, perché quando uno diventa abile magari vorrebbe avere un po' di sfida in più e invece nulla. Questi stanno tentando di attaccare la nostra base, maledetti. Più avanti ci saranno anche dei livelli dove dovremmo difendere effettivamente la base dagli attacchi dei marroni o dei gialli, per dirsi voglia. Munizioni per elicottero. Direi che è fatta.
Per atterrare deve solo fermarsi sulla pista d'atterraggio. E nulla, ancora continua a laggare un pochettino. Ottimo lavoro, capitano. La plastica recuperata darà nuovo vigore ai nostri sforzi contro i marroni. Distruggere la mia fabbrica. Non sapete in cosa state per cacciarvi. Ripeto, non ho idea di perché faccia quest'audio doppio. Cercherò di risolverlo, ma non vi assicuro niente perché potrebbe benissimo essere un difetto dell'emulatore. E qua ci fa vedere che siamo riusciti a completarla al 100%, perché sì, ci sta anche della plastica nascosta per quello che ricordo io. Comunque, salviamo la partita. Salviamolo qua dentro, in qualsiasi slot. Ok. E poi, nel prossimo video, continueremo con la seconda missione. Ma per questo direi che possa anche essere tutto. So che magari è uscito un tantino corto il video, ma ci può stare, perché come detto vorrei fare un video per missione. Ci saranno anche missioni che richiederanno parecchio tempo, addirittura, se non ricordo male, missioni che richiedevano anche più di mezz'ora per essere completate. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia fatto tornare in mente dei bei ricordi. A me sì, decisamente fa tornare alla mente tantissimi ricordi questo titolo. Detto ciò, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!